spiegazione è abbastanza semplice, nel senso che la vita individualmente si allunga, nel senso che l'aspettativa di vita di tutti noi progressivamente, al di là degli inconvenienti tipo Covid, si accresce, ma nel complesso la popolazione invecchia e quindi complessivamente tutti noi, in termini di numero di anni, di diciamo aspettativa complessiva di vita dell'intera popolazione, ovviamente ne abbiamo sempre meno. Quindi c'è questo tipo di appunto paradosso nel confronto tra noi e tutti noi. Beh, il futuro di un popolo si costruisce producendo futuro, il che vuol dire immettendo nel popolo generazioni fresche, diciamo nascite, perché ogni volta che arriva un bambino, questo bambino si porta nello zainetto, diciamo circa 80-85 anni di futuro, e lo consegna alla sua popolazione. Lo stesso vale per un immigrato giovane, viceversa, se qualcuno muore perdiamo gli anni che ancora in teoria gli restavano, se uno emigra perdiamo gli anni che aveva ancora davanti a sé, e naturalmente ciascuno di noi vivendo consuma una parte dei propri anni. Quindi incentivando soprattutto la natalità e magari anche l'immigrazione regolata, siamo in grado di accrescere il futuro della popolazione. Allora, cosa cambia? Diciamo che il cambiamento della popolazione, che di per sé non è un problema, è un qualcosa che se avviene in maniera traumatica e veloce determina la modifica degli equilibri, in particolare gli equilibri nel mercato del lavoro, la forza lavoro, il welfare, no? Pensiamo ai discorsi della sanità oltre che quello delle pensioni, il discorso dei consumi, no? Un popolo che cambia dal punto di vista anche non solo numerico ma anche strutturale, per esempio struttura per età, determina un profilo di consumo decisamente diverso. Cambia la cultura, cambiano gli orientamenti, cambiano gli ideali, cambia la politica, cambia la rappresentanza, cambia la società. E naturalmente questo non è un dramma, però è qualcosa che, conosciuto in anticipo, deve metterci in condizione di poter predisporre gli elementi per far sì che questo avvenga in maniera morbida. Cosa fare per gestire tutto questo? Beh, io credo che si possa intervenire sul fronte, per esempio, dell'aiuto alla natalità con interventi su quelle che sono le cause che determinano gli italiani a fare meno figli. Naturalmente poi c'è un discorso di governo dei flussi migratori e possono continuare a svolgere un ruolo importante all'interno della nostra società. Sì, studiare aiuta a vivere più a lungo, perché chiaramente che una popolazione istruita, una persona istruita è più in grado di governare le proprie scelte, non solo rispetto alla qualità della vita ma anche al proprio benessere. E quindi noi vediamo attraverso i dati statistici che l'aspettativa di vita per una persona che ha un titolo di studio alto è largamente superiore a situazioni in cui il titolo di studio è basso. Ma quando dico largamente intendo dire un paio d'anni in più di sopravvivenza. Quindi vuol dire che il messaggio ai giovani è, o a tutti comunque, è: se studiate guadagnate almeno un paio d'anni della vostra esistenza.